Il Creative Europe Desk Italia è un desk nominato dalla Commissione europea che è attivo al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che gestisce appunto il programma Europa Creativa. Il programma Europa Creativa ha due anime, una parte per la cultura che si chiama Programma Cultura e una parte diciamo audiovisiva che si chiama Programma Media. Io tecnicamente mi occupo solo del Programma Cultura, il mio collega che sta parlando alla conferenza si occupa del Programma Media. Per il programma Media abbiamo tre uffici in Italia, uno a Torino, uno a Roma e uno a Bari. Il mio collega è appunto il responsabile di Bari. Oggi cercheremo un po' di scuotere le menti e di portare un po' di creatività e di innovazione. Parleremo di un programma europeo che finanzia la cultura e la creatività e l'audiovisivo a livello diretto. Nel mio specifico si tratta di progetti che devono andare oltre i confini nazionali, quindi non finanziare la dimensione locale e che vanno fatti insieme ad altri partner. Si tratta essenzialmente di progetti di cooperazione, lo dice il nome stesso, che quindi hanno bisogno di tante realtà a livello europeo. Chi può partecipare? Tutti quanti gli enti pubblici e privati che sono registrati da due anni in uno dei paesi partecipanti. Cosa devono fare diciamo, questa rete? Cosa deve fare? Deve scrivere progetti che possono essere orientati a cinque priorità. La prima è quella classica, ossia progetti che devono promuovere la mobilità di opere e operatori culturali, quindi generare circolazione. La seconda che consiste nell'audience development, ossia rendere la cultura accessibile. Quindi comunicare la cultura, promuovere la cultura a diverse fasce di pubblico, anzi addirittura in maniera estrema fare in modo che il pubblico diventi co-creatore di contenuti e quindi partecipi al processo culturale. E la terza consiste nel fare capacity building, ossia rafforzamento delle competenze degli operatori culturali in termini di istruzione e formazione, digitalizzazione e creazione di nuovi modelli di marketing culturale. Se volete avere maggiori informazioni o se volete avere assistenza da noi, il nostro compito consiste proprio nel fare assistenza tecnica a chi vuole presentare un progetto, a chi vuole semplicemente informarsi, quindi potete scriverci o chiamarci o venire a Roma a fare un incontro con noi. Per avere maggiori dettagli ci potete seguire su cultura.ciedesk.beniculturali.it che è il nostro sito web, dove trovate diciamo, tutta la descrizione dei bandi, una sezione di news eventi sempre aggiornata, iscrizione alla newsletter e poi se volete ci trovate anche sui social Creative Europe Italia per quanto riguarda Facebook e Ceddita Cultura per quanto riguarda Twitter.